La decisione dell'Europa dello stop ai veicoli a carburante fossile nel 2035 fa saltare il naso a più di qualcuno in Italia, un paese che investe nella decarbonizzazione ma che è in ritardo rispetto agli altri partner europei. Primo in Italia è stato inaugurato a Mestre un distributore stradale di idrogeno, una realizzazione del Dipartimento Energy Evolution di Eni. Un impianto di questo genere serve per avviare il cambio del paradigma della mobilità. Questo nuovo vettore energetico, altissima intensità energetica, l'idrogeno appunto, sta maturando nel suo sviluppo, nella sua diffusione, sia per l'utilizzo per decarbonizzare i settori industriali cosiddetti hard to abate, cioè quelli che consumano molta energia e hanno bisogno di essere hanno bisogno di funzionare utilizzando dei prodotti fossili oppure l'idrogeno, non possono essere elettrificati, e oltre a questo è un vettore che può essere utilizzato per la mobilità, sia la mobilità leggera con i veicoli come stiamo vedendo oggi con le vetture della Mirai Toyota, sia con i veicoli pesanti, dove il fatto di avere una grandissima intensità energetica è un aiuto per poter consentire con pochi chili di massa di depositi, di stoccaggio, di assicurare una distanza, un'autonomia molto, molto importante, paragonabile a quella dei mezzi tradizionali. L'idrogeno è destinato ad affiancare la mobilità elettrica, ma al momento sono pochissime le auto ad idrogeno e sono solo di grossa cilindrata. Ci saranno anche nel futuro prossimo delle utilitarie a idrogeno? Ci sarà al momento l'unica vettura è questa berlina, la Mirai, ci sono altri SUV di altre case concorrenti che sono presenti sul mercato. Ovviamente è necessario raggiungere una massa critica in termini di volume per giustificare lo sviluppo di altri modelli. Quanto costa attualmente e quanto pensate di poter ridurre i costi nel tempo? Sull'idrogeno? Beh, sull'idrogeno oggi è più di 10 euro al chilo, e con un chilo di idrogeno un veicolo come la Mirai fa circa 100 km, quindi equivale a 5, 6, 7 litri di gasolio. Tutto sommato sì, costa un po' di più, ma neanche tanto di più. È vero che sul gasolio c'è l'accisa. Al comune di Venezia sono state donate 3 Toyota Mirai ad alimentazione di idrogeno che saranno impiegate anche per il car sharing.